chiamo Deogratius, vengo dalla Tanzania e sono cresciuto nella città si chiama Mwanza, vicino al lago Vittoria. E grazie a Dio che come un dono sono nato nella famiglia cattolica. Io, sebbene ero piccolo, non è come ho capito tutto. Però piano piano nella famiglia ho capito perché anche il modo della famiglia, perché noi siamo nati sei. E quattro femmine, quattro maschi e due femmine. Quando avevo 10 anni e quando ho ricevuto per la prima volta la comunione, volevo continuare a essere nella chiesa, a partecipare a qualcosa. Allora ho cominciato a fare come chirichetto, come altri ragazzi che vanno a servire nella messa, ma piano piano mi piaceva tanto che sentivo c'è qualcosa che non posso spiegare. Dunque sono andato ai padri francescani che erano nella parrocchia e mi hanno aiutato tanto, dunque mi hanno la mente aperta che questa vocazione non è qualcosa così facile, è una cosa che Dio mette nel cuore dell'uno e poi comincia piano piano a crescere con l'aiuto di altri. Ho deciso, quando ho finito quella scuola superiore, di andare al vescovo a chiedere se posso entrare nell'anno prepadeutico. Dopo l'anno prepadeutico mi hanno mandato al seminario maggiore per fare la filosofia e quando ho finito il primo anno di teologia mi hanno detto va bene, adesso vai a ricominciare di nuovo a Roma. E ho scoperto che anche c'è una vita che non sapevo veramente esiste, che io posso essere nella stessa aula con altri di altri paesi e parlando insieme, solo che quello che si unisce è la fede. I benefattori che mi aiutano, che anche forse non so chi è, ma mi aiutano, stanno costruendo la chiesa. Perché io sarò un prete, non ne fossi di loro, però sarò in Tanzania, che hanno bisogno tanti dei preti. Stanno costruendo la chiesa vera delle persone, perché la chiesa non sono un edificio. Adesso grazie mille per i benefattori.